non c'è una compromissione definitiva, si può ancora, ci si può salvare, però c'è bisogno di tranquillità, di serietà e di lasciare giocare la squadra in modo tranquillo. Ma forse l'obiettivo era proprio quello di fare male alla squadra. Beh sì, abbiamo arrestato 8 tifosi, 4 del Palermo e 4 della Lazio, che sono affrontati in un bar in pieno centro a Palermo. Per fortuna c'eravamo e quindi praticamente abbiamo predisposto tutto, perché in occasione di partite di questo genere predisponiamo tutto quello che è predisponibile. Eravamo sul posto, quindi abbiamo subito identificato i partecipanti alla rissa. Insomma, questo scontro ha certamente anche una matrice ideologica, questo non dobbiamo nasconderlo, perché i 4 arrestati da noi appartengono ai centri sociali palermitani. Insomma, ecco. Non si tratta di bombe carta, si tratta di petardi della dimensione di un dito che è possibile occultare all'interno anche degli indumenti intimi. Noi avevamo predisposto tutto, come ben sapete, perché abbiamo fatto già un comunicato stampa, per far aprire i varchi d'ingresso abbondantemente in anticipo, perché abbiamo sottoposto tutti al controllo con i metal detector, ma questi aggeggi, torno a ripetere, delle ridottissime dimensioni, purtroppo sfuggono a questi controlli, perché non possiamo, come ben capite, sottoporre a perquisizione davanti a tutti ovviamente migliaia di persone. Io direi che ci vorrebbe una presa di coscienza della tifoseria, perché se una squadra è in difficoltà anche di natura psicologica, perché ovviamente una squadra che lotta per la retrocessione è una squadra che è anche in difficoltà di natura psicologica, va sostenuta in modo adeguato, serio e onesto, perché in questo modo si fa un danno alla squadra e alla società. Noi abbiamo predisposto dei servizi anche per gli allenamenti, ovviamente, perché torno a ripetere, è un po' insensato prendersela con i giocatori, anzi andrebbero sostenuti perché si trovano in una condizione, torno a ripetere, psicologica di grosso disagio. E quindi la tifoseria dovrebbe sostenere una squadra che è in difficoltà, non fare in modo che la società possa essere penalizzata dalla federazione con squalifiche e quindi rischiando di giocare in campo neutro le ultime partite. È diciamo la curva nord, tutti coloro che entrano nella curva nord, che nella maggior parte dei casi si tratta di pregiudicati, gente apparentemente conosciuta da noi come persone che hanno precedenti. Beh, dopo, nel secondo tempo, al 27esimo, sì, era intenzionato, poi abbiamo svolto un'opera di mediazione assieme ai dirigenti della società Rosanero e quindi si è deciso di far continuare l'incontro, che è regolarmente continuato e che poi è finito, seppur con ben 7 minuti di recupero.